Eccoci per gli amici del piccolo, di nuovo qui in diretta da Sanremo, seconda serata del festival. Come vedete oggi mi sono svegliato così, mi sono alzato dal letto ed ero così, perché Sanremo in questa settimana è talmente folle, talmente circense, che dobbiamo un pochettino adeguarci, no? al frizzante che c'è nell'aria. Quindi però parliamo di cose serie, parliamo di gara, parliamo di festival, seconda serata. Ma come è conclusa, come si è conclusa la prima serata ieri? Si è conclusa come tutti si aspettavano, ovvero con il primo posto seppur provvisorio di Mengoni, e con il classico piccolo scandalo che, se non viene fuori tutti gli anni, non è Sanremo, perché insomma Sanremo è un po' lo specchio dell'Italia, deve esserci qualcosa insomma di cui parlare sempre, no? Qualcosa di un po' particolare. Voluto o no, lo scandalo non lo sappiamo, abbiamo chiesto un po' in giro tra la gente qua nelle vie di Sanremo, l'idea che un po' tutti si sono fatti è che comunque la cosa sia stata abbastanza costruita, ecco, da parte di Blanco, perché come si dice, purché se ne parli, no? Quindi insomma diciamo che potrebbe essere stato un giochino studiato a tavolino. Questa sera abbiamo la seconda serata, quindi altri artisti in gara, vedremo come andrà a finire. Anzi, fateci sapere se anche voi state giocando al Fanta Sanremo. Io sto giocando, sono a 0 punti, però come vedete non ci sto prendendo tanto, però diteci se voi ci state prendendo meno. Ma prima di lasciarvi voglio darvi un piccolo contributo che abbiamo raccolto oggi nelle vie. Abbiamo incontrato due ospiti internazionali che vogliono dire qualcosa agli amici del piccolo, quindi lascio la parola a loro. Ciao! Allora, siamo qui con Luciano Pavarotti e Mina. Allora, chiediamo prima a Luciano. Luciano, chi sarà il vincitore di questa edizione del festival? Gigi Nardini, sosia di Pavarotti. Secondo me il mio amico Marco Mengoni, secondo giovane, spero che vinca lui, ultimo perché è genuino. E poi abbiamo tanto da dargli, che ha perso ultimo, però si piazzi bene anche Anna Oxa, che è la amica di Mina. È amica di Mina, quindi ultimo Mengoni, che sono i due tra l'altro quelli più, diciamo, papabili alla vittoria finale. Già anche. Poi chiedi anche a lei. Chiediamo anche a Mina, arriviamo qua con la telecamera, per favore. Mina, chi sarà il vincitore di questa edizione? Questa edizione credo che la splendida voce di Anna Oxa non ci ha... ci ha detto il... Che tra l'altro è una tua grande amica, Anna. Esatto, esatto, è la mia grande amica. Dopo, io dicevo che ultimo, ma ieri sera ho visto Mr. Rain. Quella canzone come... Molto bella. Molto bellissima, molto sensibile. Molto, sì. Anche lei, anche Mr. Rain, credo che avrà un grande successo. Allora, ringraziamo, facciamo un saluto agli amici del piccolo da Luciano Pavarotti e Mina. Quindi salutiamo gli amici del piccolo, il piccolo di Alessandria. Grazie. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Yeah.